meticcio come lei. Non l'aveva ancora giudicata né per il passato né per il colore. In quel momento, ancor più di prima, voleva proteggerla da quel mondo spietato. Quell'Africa in cui il meticcio faceva ancora fatica ad essere accettato, rifiutando categoricamente di essere considerato un nero. Tratto dal romanzo Pelle d'Ebano dell'autrice camerunese Marie Otsu. Buongiorno e benvenuti alla Scoperta di Trieste. Questo romanzo è Pelle d'Ebano, scritto da Marie Otsu. Prendo per caso un capitolo del libro. Capitolo 8. Rachid era triste e inquieto. Vi erano giorni in cui il suo lavoro lo disgustava e la coscienza lo tormentava. Secondo lui, era chiaro, quella ragazzina era mentalmente turbata e aveva bisogno d'aiuto. Il capitolo appena letto è tratto dal romanzo Pelle d'Ebano, che vi consiglio, scritto da Marie Otsu, curato e tradotto da Silvia Storti-Scelita. Silvia Storti-Scelita è una docente giovane, interprete e traduttrice. Silvia Storti ci parlerà della sua esperienza nella traduzione di questo romanzo e ci invita a leggerlo. Grazie, guardate. Ciao e benvenuti alla Scoperta di Trieste. Mi chiamo Silvia Storti-Scelita e sono traduttrice e docente. Ho studiato traduzione presso l'Ateneo di Bologna, campus di Forlì, e successivamente ho proseguito gli studi nel medesimo ambito presso l'Università di Trieste. Attualmente sono membro del Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile e collaboratrice e membro di giuria presso il Concorso Internazionale di Poesia e Teatro Castello di Duino. Durante gli anni universitari ho conosciuto Marie Otsu, all'epoca brillante studentessa camerunese di comunicazione, il cui romanzo d'esordio, Vengeance à Yaoundé, è stato pubblicato a Parigi nel 2013. Attualmente Marie Otsu è autrice e docente a Toronto, in Canada. Essendomi da subito appassionata al suo romanzo, ho deciso di dedicarvi la mia tesi magistrale in traduzione, con particolare focus sulla letteratura africana, francofona, postcoloniale, di area subsahariana e alla sua traduzione. Successivamente ho eseguito la traduzione integrale del romanzo che è stato pubblicato nel giugno 2020 dalla casa editrice Cose d'Africa dello scrittore e artista italo-senegalese Pap Kane. Per la versione italiana del romanzo abbiamo evitato la traduzione letterale del titolo, che a nostro parere non sarebbe stata sufficientemente evocativa e accessibile per il lettore italiano ed europeo. Il titolo Pelle d'Ebano, che rimanda ad elementi ricorrenti nel testo, ci è sembrato invece più chiaro ed impatto. Pelle d'Ebano è un interessante romanzo di genere afropolar o poliziesco africano e tale genere, con indagine giudiziaria che in esso viene narrata, è adottato come pretesto letterario per effettuare un'analisi sociologica, culturale, linguistica e anche religiosa del contesto d'origine, ovvero della cultura africana e in particolare camerunese. È possibile trovare il romanzo sul sito della casa editrice www.cosedafrica.com, presso librerie online, librerie fisiche convenzionate in tutta Italia, oppure contattando alla Scoperta di Trieste. Ça a été vraiment un plaisir de partager cette expérience avec à la Scoperta di Trieste et j'espère qu'il y aura une autre occasion. Merci. Spero che vi è piaciuto. Arrivederci presto per una nuova puntata. Frattempo, vi consiglio di comprare questo bellissimo romanzo. Grazie e a presto. Pelle d'Ebano.